I rapporti internazionali tra gli stati. Allora, abbiamo spiegato che cosa sono gli stati. Ecco, dobbiamo spiegare adesso quali sono i rapporti che si instaurano fra gli stati. Parliamo in particolar modo adesso del termine diplomazia. Che cos'è la diplomazia? È l'insieme di tutti quegli strumenti, di tutte quelle attività che costituiscono i rapporti fra gli stati, rapporti ovviamente non conflittuali, rapporti, relazioni ufficiali, ecco, non ufficiose, per esempio non fanno parte della diplomazia cose che non siano ufficiali, quindi quando parliamo di diplomazia parliamo anzitutto delle ambasciate, ci vuol dire il fatto che gli stati hanno una rappresentanza, un rappresentante ufficiale che è l'ambasciatore nello stato estero, nello stato straniero. Parliamo degli addetti delle ambasciate, quindi oltre all'ambasciatore, i funzionari, gli impiegati, anche i militari che sono presenti nell'ambasciata. Poi parliamo dei consoli, ci sono i consolati, quindi il consolato è un'altra rappresentanza di uno stato straniero nel nostro stato. Poi parliamo dei viaggi ufficiali, quindi per esempio il Presidente della Repubblica, piuttosto che il Primo Ministro, uno Stato, il Presidente del Consiglio, eccetera, fanno dei viaggi ufficiali in altri Stati per intrattenere questi rapporti, queste relazioni diplomatiche. E poi i trattati internazionali che possono essere sia di carattere politico, per esempio alla fine di una guerra c'è un trattato di pace, ma possono essere anche trattati economici. Direi che la diplomazia deve essere lo strumento principale di relazione, di rapporto fra i vari stati. Cioè, siccome siamo persone razionali, noi quando dobbiamo discutere di una cosa con un'altra persona discutiamo appunto a parole, oppure scriviamo. Invece solamente le persone violente discutono colpendosi a botte e via discorrendo. La stessa cosa deve avvenire fra gli stati, cioè fra gli stati non bisogna arrivare alla guerra, no? Diciamo che c'è una sorta di gradualità, cioè si possono creare effettivamente dei conflitti fra gli stati, no? Anche fra gli stati che sono alleati fra di loro ci possono essere delle divergenze, giusto? Divergenze di opinioni. E allora, che ne so, l'ambasciatore fa una rimostranza, no? Io direi che in questa linea, questa è una linea che rappresenta la conflittualità fra stati, conflittualità fra stati. Mi piacerebbe molto se voi segnaste su un quaderno questa rappresentazione grafica che sto improvvisando alla lavagna. Se vogliamo rappresentare su una linea la conflittualità fra gli stati, che va da un minimo di conflittualità ad un massimo. Cos'è il limite? Ecco che, se stai attento a quello che sto spiegando, sai che stavo spiegando che, tanto per incominciare, fra due stati ci possono essere delle rimostranze, ci possono essere, come possiamo dire, delle... come si dice quando una persona, anche tra di noi, no? Una persona è infastidita da un certo comportamento, ecco, no, succede qualcosa, una divergenza di opinioni, ecco, una lamentazione. L'ambasciatore si lamenta per questo atteggiamento, per questo fatto. Uno Stato si lamenta con un altro Stato perché è avvenuto questo. Io mi lamento con te perché non hai fatto i compiti. No. Cominciamo da questo. Questo è il primo gradino di una conflittualità che poi può diventare sempre più accentuata. E si arriva appunto, in certi casi, quando fra due stati la frizione, il conflitto aumenta, si può arrivare anche alla rimozione degli ambasciatori, il ritiro degli ambasciatori. Questo è un atto sicuramente molto più forte. Quando uno Stato ritira gli ambasciatori da un altro Stato,
cioè è proprio un segno molto forte che c'è un dissidio, un forte dissidio. C'è qualcosa che è stato fatto che non può essere giustificato, e quindi di fronte a questo c'è un atto molto, molto forte, molto, cioè che ha una sua forza politica notevole, no? Che è quello appunto del ritiro degli ambasciatori. Poi la conflittualità può aumentare tantissimo fino al punto di avere degli stati alleati che magari lottano fra di loro, e di avere quindi delle di arrivare una corsa degli armamenti, perché forse si sta preparando una guerra contro quest'altro stato. Ed è il caso della guerra fredda, ciò che è avvenuto nel secondo dopoguerra, per esempio fra Stati Uniti e Unione Sovietica, il blocco occidentale e il blocco orientale, no? Cioè non si è mai arrivati al punto di una guerra calda, cioè al punto di un conflitto vero e proprio fra eserciti, eccetera, eccetera. Però si è arrivati quasi quasi di lì, quasi quasi su questo punto, no? E poi c'era una corsa agli armamenti, no? Chi faceva degli armamenti più. Questo doveva costituire un deterrente per gli avversari, no? Quindi noi costruiamo delle armi nucleari sempre più potenti perché siamo noi più potenti, così gli altri si ridimensionano un po', no? Oppure noi, come stavo spiegando prima, favoriamo in certe zone del mondo in cui ci sono delle guerre calde, noi favoriamo, addirittura anche portiamo i nostri eserciti ad aiutare i nostri alleati contro quelli che invece sono alleati del nostro nemico. Insomma, in questa guerra fredda, fino ad arrivare appunto al massimo di conflittualità, che è la guerra vera e propria, la guerra calda, chiamiamola così, e quindi con tanto di armamenti, con tanto di purtroppo di perdita di vite umane. Insomma, qual è la storia degli ultimi decenni? La storia degli ultimi decenni è stata caratterizzata da questo. Prima del 1989 c'era una sorta di bipolarismo mondiale, quindi c'erano queste due superpotenze, che erano da una parte gli Stati Uniti e dall'altra l'Unione Sovietica. E allora se c'era una guerra, per esempio come la guerra di Corea, avvenuta tra il 1950 e il 1953, ecco che i sovietici aiutarono, anche lì proprio parteciparono direttamente a questa guerra, aiutando la Corea del Nord, mentre gli americani aiutarono la Corea del Sud. Alla fine si arrivò ad un trattato che sancì la divisione ad un determinato parallelo, insomma, dello Stato della Corea in due diversi stati, quello della Corea del Nord e quello della Corea del Sud. Fino a quando, solo recentemente, pochissimi anni fa, le delegazioni dei due stati, come vedete in questa fotografia, a pagina 138, si sono incontrate per degli accordi, anzitutto commerciali e economici, fra uno stato e l'altro, e per stemperare questa tensione tremenda che c'è stata, si può dire, per mezzo secolo fra questi due stati. La stessa cosa più o meno è avvenuta nel corso della guerra del Vietnam, che c'è stata tra il 1965 e il 1975. Là invece il percorso è stato inverso, cioè all'inizio il Vietnam era diviso in due, e c'era il Vietnam del Nord che era appunto filo sovietico e il Vietnam del Sud che era filo occidentale. Alla fine della guerra di Vietnam ce ne sarà uno solo, che sarà quello comunista, poiché i Viet Cong comunisti vinsero la guerra, malgrado l'intervento degli americani, un intervento osteggiato anche da gran parte dell'opinione pubblica, un intervento che portò anche alla morte di centinaia di migliaia di soldati americani. Comunque i problemi non si risolsero con la fine della guerra, anzi nel 1975, quando terminò la guerra del Vietnam, il Vietnam si trovava governato da un potere totalitario e molte persone cercarono di scappare da quello stato, il cosiddetto fenomeno dei boat people, cioè persone che cercavano anche su imbarcazioni di fortuna di scappare
da quel regime totalitario e di andare in Indonesia o in altre zone dove era maggiore, o nelle Filippine, dove era maggiore la libertà. Per fortuna, dopo il 1989, con il crollo del muro di Berlino, almeno in Europa, sono caduti tutti gli stati totalitari di oltrecortina, veniva chiamata così la divisione, no, fra la cortina, la divisione fra l'Ovest e l'Est. Quindi sono caduti questi regimi totalitari comunisti, ma i problemi non si sono tutti risolti e, come vedremo poi in seguito, ne sono nati di nuovi, come il terrorismo internazionale e anche dei problemi che sono sorti da questa stessa liberazione, per esempio quelli relativi alla guerra dell'ex Jugoslavia e alle guerre nel Caucaso. Cioè, cosa vuol dire? L'ex Jugoslavia era uno Stato che rientrava più o meno, in realtà non era sotto l'influenza diretta dell'Unione Sovietica, però rientrava più o meno in una sfera politica senz'altro libera o indipendente rispetto al mondo occidentale filoamericano. Ebbene, a causa della caduta del muro di Berlino hanno preso vigore i movimenti nazionalisti, che vuol dire i movimenti indipendentisti e autonomisti dei vari popoli che prima erano inglobati in determinati stati e poi invece adesso cercarono quindi di rendersi indipendenti, autonomi. Per esempio la Jugoslavia era in realtà una confederazione. Infatti Jugoslavia vuol dire più o meno Stato degli Slavi del Sud, e di Slavi del Sud ce ne sono tanti, molto diversi tra loro per tradizione, per cultura. Ecco il motivo per cui sloveni prima, poi croati cercarono di separarsi, anche in modo cruento ci furono delle guerre che portarono alla creazione dello Stato della Slovenia, della Croazia, la separazione dalla Serbia, no? Che invece era capo di questa Jugoslavia, e poi tanti altri problemi ancora nella Bosnia-Erzegovina, fino ad arrivare al Kosovo, Macedonia e Kosovo, quindi fino ad arrivare a problemi che non si sono risolti ancora del tutto. Vi ricordate che una notizia di pochi mesi fa, quella dell'indipendenza, dell'autonomia proclamata dal Kosovo, ma non riconosciuta dal governo serbo. La stessa cosa più o meno è avvenuta anche nel Caucaso, dove vi erano molte repubbliche di stampo sovietico, quindi di stampo socialista, che facevano parte dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ma queste repubbliche hanno chiesto di rendersi indipendenti, autonome. Per alcune ci fu immediatamente l'indipendenza, l'autonomia senza nessun problema. Ma per altre invece si crearono dei conflitti con la Russia, quindi è il caso dell'Azerbaigian, della Georgia, fino ad arrivare appunto alla Cecenia, che era dentro lo Stato della Russia praticamente, no? E quindi, ma anche i ceceni chiedevano la stessa autonomia che avevano acquistato gli armeni, gli azeri, i georgiani, eccetera, no? Quindi con i problemi che ci sono ancora oggi in Russia. Quindi una volta c'erano due superpotenze, adesso di superpotenza ce n'è una sola nel mondo, quindi non c'è più un bipolarismo, ma c'è un ruolo unipolare degli Stati Uniti, che quindi da un certo punto di vista svolgono un ruolo positivo perché cercano di garantire l'ordine e la pace nel mondo, ma dall'altro potrebbero svolgere anche un ruolo di egemonia che non è sempre così positivo. Quindi per esempio pensiamo agli interventi militari degli Stati Uniti. A volte sotto legge vuol dire sono lo scudo dell'ONU, altre volte con l'appoggio di stati alleati. Comunque, anche se alcuni conflitti nell'ex Jugoslavia piuttosto che nel Caucaso sono terminati, sono conclusi, purtroppo nel mondo ci sono ancora conflitti aperti. E vediamo di
di quali si tratta. Anzi, vediamo in generale quali sono i conflitti di confine. Beh, un po' ricordando la nostra storia potremmo pensare ai conflitti di confine che ci sono stati fra l'Italia e l'Austria, oppure fra l'Italia e la Jugoslavia. Fra l'Italia e l'Austria, nel momento anche della creazione del Regno d'Italia, poi in seguito, quando gli italiani hanno rivendicato determinate zone, come appunto il Trentino, e poi si sono impossessati gli italiani anche del Sud Tirolo, chiamato Alto Adige, con tutti i problemi che poi sono sorti, e poi si sono impossessati nel corso della Prima Guerra Mondiale del territorio del Friuli, della Venezia Giulia, ma poi alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono state forti le tensioni con Tito e quindi con la Jugoslavia, riguardo a quelle zone, a quelle regioni, no? Poi gli italiani hanno perso Fiume, insomma, questi sono i conflitti di confine italiani. Poi ancora, conflitti di confine ci sono stati tra India e Pakistan per la conquista del Kashmir, una regione di confine fra India e Pakistan. Poi ancora, addirittura una guerra fra Iran e Iraq tra il 1980 e il 1988 per alcune regioni del Golfo Persico, regioni molto importanti perché lì c'erano dei pozzi petroliferi, ecco quindi perché vi era stato questo conflitto fra Iran e Iraq. Poi la prima guerra in Iraq, che c'era stata intorno al 1991, quando era presidente degli Stati Uniti d'America George Bush, il padre di George W. Bush. E l'Iraq aveva invaso il Kuwait, e allora gli Stati Uniti, con l'approvazione però delle Nazioni Unite, erano intervenuti per ricacciare l'Iraq dentro i suoi confini. Poi ancora la guerra fra Eritrea ed Etiopia per i confini. Ecco, voi avete studiato, per esempio avete fatto una ricerca su Asmara, capitale dell'Eritrea. Ecco, c'è stata una guerra fra Eritrea ed Etiopia, ci sono delle tensioni fra questi due stati a causa dei confini. Abbiamo già spiegato, spesso in Africa i confini sono stati determinati dai colonizzatori europei in modo un po' astratto, e quindi poi dopo ci sono state e ci sono ancora oggi delle tensioni notevoli. Poi ancora la guerra che c'è stata fra Argentina e Inghilterra. Esistono ancora oggi delle isole, chiamate isole Falkland, colonizzate dall'Inghilterra, appartenenti al Commonwealth britannico, ma vicinissime all'Argentina. E allora gli argentini, al grido di Malvinas Argentinas, insomma, cioè cercarono di conquistare queste isole, no? Chiamandole Malvinas invece di Falkland. Falkland sarebbe il nome inglese, invece Malvinas il nome argentino, no? Però gli argentini persero questa guerra, e questo causò anche dei problemi a livello di politica interna argentina. Poi sappiamo che ci sono stati altri problemi anche economici in Argentina dopo questa guerra, anche se non subito dopo questa guerra. Ancora, conflitti di confine fra Nicaragua e Colombia per le isole di Sant'Andreas e Providencia, che appartengono ancora oggi alla Colombia, ma che Nicaragua invece rivendica come sue. Lo stesso ancora, conflitti di confine fra Vietnam e Cina per le isole Paracel. Queste isole sono state acquisite dalla Cina nel momento in cui il Vietnam era impegnato in quella guerra interna, no? Poi non sono state restituite al Vietnam, quindi tensioni fra Vietnam e Cina, tensioni fra Cina e Giappone per le isole Senkaku. Le isole Senkaku appartengono al Giappone, ma la Cina le rivendica come sue perché vicine alla costa cinese. È più o meno la stessa cosa che avviene per le isole Kurili, che invece è il Giappone che rivendica la Russia, cioè perché appartengono alla Russia, ma sono invece vicinissime all'arcipelago giapponese. È il caso ancora dell'enclave di Ceuta e Melilla, cioè enclave vuol dire che sono degli stati negli stati, quindi all'interno dello stato del Marocco si trova uno stato indipendente come San Marino, Vaticano,
Swaziland, Lesotho, cioè l'enclave, sono degli, Swaziland e Lesotho sono degli stati dell'enclave dentro il Sudafrica, no? Stati indipendenti dentro un altro stato, no? Invece il Marocco vorrebbe come? Tipo San Marino, esatto, sì. Invece Marocco vorrebbe inglobare anche queste due città dentro lo Stato del Marocco. Invece fanno parte della Spagna, anche solo in mezzo al Marocco. Ecco quindi alcuni conflitti. L'ultima guerra in cui è stata coinvolta l'Italia sul piano territoriale, come ben sappiamo, è terminata il 25 aprile del 1945, con la liberazione che ricorderemo fra pochi giorni ormai, meno di un mese. Ebbene, nel frattempo altri stati hanno dovuto subire delle guerre sul loro territorio, direttamente sul loro territorio. Quindi il fatto che non ci siano più guerre in Italia da più di 60 anni vuol dire che non ci siano state guerre nel mondo. E che non ci siano anche tuttora guerre nel mondo. Ecco il motivo per cui, come si diceva anche prima, no, dobbiamo essere attenti all'esterno contemporaneo, cioè a ciò che avviene contemporaneamente a noi in altri luoghi del mondo dove c'è la guerra, come per esempio nel Darfur, cioè in Sudan, dove sono state massacrate delle tribù che per esempio non professavano la religione musulmana, la religione di Stato in Sudan, e quindi le milizie governative sono arrivate in questi villaggi e hanno massacrato le persone che invece professano altre religioni, come religioni animiste oppure religioni cristiane. Ancora, le guerre interetniche in Congo. Quindi Congo, un grande stato dell'Africa centrale, con delle tensioni fra gruppi etnici diversi. Per non parlare del Medio Oriente, di cui abbiamo già comunque parlato, abbiamo riflettuto sul conflitto arabo-israeliano, e ovviamente dovremmo riflettere anche sulla guerra in Iraq. Leggiamo quello che dice il libro e che io condivido in tutto. Gli Stati Uniti hanno occupato il paese e abbattuto il regime di Saddam Hussein, accusato di avere armi di distruzione di massa e di appoggiare il terrorismo islamico. Non dobbiamo infatti dimenticare centinaia di migliaia di morti, curdi e sciiti, uccisi da Saddam Hussein, che aveva instaurato nel paese un regime dittatoriale e totalitario. La stessa cosa era avvenuta anche in Afghanistan, quando vi era appunto il regime talebano, e che in maniera ancora più diretta ed esplicita nascondeva i terroristi, e li favoriva in tutti i modi e li addestrava. Erano addestrati quindi i terroristi nello stato dell'Afghanistan. Ecco il motivo per cui dopo le Torri Gemelle, subito dopo, si può dire nel 2001, l'ONU è intervenuta, ha favorito una risoluzione di intervento militare diretto nell'Afghanistan, e quindi la creazione di uno Stato indipendente, autonomo e non più totalitario ma democratico in Afghanistan. Ecco quindi la comunque difficile diffusione della democrazia anche in Afghanistan e in Iraq, dove purtroppo si contano, si può dire quasi quotidianamente, morti e quindi persone che pagano il loro prezzo di sangue per questo sviluppo della democrazia. La corsa agli armamenti e la minaccia nucleare. Ecco, stavamo spiegando quindi che nel corso della guerra fredda Stati Uniti e Unione Sovietica continuavano a spendere tantissimi soldi per la ricerca militare. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, terminata appunto con lo sgancio di due bombe atomiche nelle città di Hiroshima e Nagasaki, la ricerca di nuovi armamenti
di distruzione. Aumentò nel corso dei decenni successivi. Quindi bombe ad idrogeno, bombe a neutroni, esperimenti nucleari in luoghi isolati oppure tentativamente isolati, l'isola del Pacifico, atolli e via discorrendo, come deterrente per costringere, dicevamo, il nemico politico a riconoscere la superiorità militare, riconoscere la propria superiorità militare e quindi non gettarsi in una guerra nucleare mondiale, una terza guerra mondiale che avrebbe potuto segnare la fine stessa dell'umanità. Poi è caduto il crollo di, cioè è caduto il muro di Berlino, cioè vuol dire che le persone di Berlino Est hanno rotto questo muro di separazione che separava spesso parenti, amici e che era qualcosa di voluto dall'alto, che aveva visto la morte di tantissime persone che avevano disperatamente cercato di passare da Berlino Est a Berlino Ovest. Ebbene, dopo questo atto comunque eroico che fu fatto nel 1989, diciamo che la corsa agli armamenti si è un po' frenata. Anche prima, comunque, Stati Uniti e Unione Sovietica avevano cominciato a stipulare dei trattati per diciamo limitare la produzione di armi nucleari. Tuttavia resta il fatto che gli Stati Uniti dedicano alle spese militari il 77% del loro bilancio, anche se bisogna dire la verità, loro spesso hanno delle attività che hanno dei risvolti assolutamente civili e non militari, che sono appannaggio dei militari, che sono fatte dai militari, che in America è così, mentre invece noi dedichiamo solamente il 7% del nostro bilancio alle spese militari. Ecco, quali sono i trattati, vi dicevo, i trattati che erano stati stipulati anche prima della caduta del muro di Berlino, fra i vari stati del mondo, Stati Uniti e Unione Sovietica in modo particolare. Il trattato della limitazione delle armi strategiche, START primo e START secondo. Il trattato di non proliferazione di armi nucleari, NTP. Trattato sul bando dei test nucleari, CTBT. Quindi questi trattati portarono già a una sorta di limitazione della corsa agli armamenti. Tuttavia non tutti gli stati stipularono o ratificarono o applicarono questi accordi. Per esempio, questi accordi prevedevano che nessun altro stato, oltre a quelli che già avevano, erano già in possesso delle tecnologie nucleari, nessun altro stato facesse ricerca in questo campo, quindi nessun altro stato si dotasse di armi nucleari. Invece l'India e il Pakistan, contravvenendo a questi trattati internazionali, hanno deciso di realizzare delle armi nucleari, di fare dei test, eccetera, dei test atomici. Quindi accanto agli stati che già erano in possesso di queste tecnologie, vale a dire Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia, quindi accanto a questi cinque stati dobbiamo affiancare questi altri due, che sono Pakistan e India, potenze nucleari non riconosciute ma che di fatto hanno dimostrato di essere in possesso di quella tecnologia. Sì. Dobbiamo dire purtroppo che fonti, per esempio spionistiche, hanno dimostrato che anche altri stati hanno quantomeno cercato di dotarsi di armi nucleari, e questi altri stati sarebbero la Libia, poi l'Iran e l'Iraq nel periodo di Saddam Hussein e la Corea del Nord. Ci sono state delle interpellanze dell'ONU, delle risoluzioni che hanno imposto a questi stati di smettere di fare ricerca
sulle armi chimiche, scusate, sulle armi nucleari, però rimane l'interrogativo. Ecco, se effettivamente, per esempio, nella Corea del Nord, ci siano questi esperimenti oppure no, o nella Libia di Gheddafi ci siano oppure no, nell'Iran. Mentre per quanto riguarda l'Iraq, dopo la fine dell'ultima guerra in Iraq nel 2003, sono stati smantellati tutte quelle postazioni militari in cui probabilmente era stata fatta ricerca in questo campo. Lasciamo anche un'ultima domanda interessante, importante. Le armi batteriologiche, le armi chimiche, armi che sarebbero tremende perché potrebbero diffondere la morte nella popolazione in modo estremamente subdolo e forse incontrollabile. Ci sono degli stati che effettivamente hanno realizzato queste armi. Come per esempio si diceva negli Stati Uniti, nell'Iraq di Saddam Hussein c'erano queste armi batteriologiche. Lasciamo questi interrogativi, che sono interrogativi comunque inquietanti per quanto riguarda gli scenari che si prospettano nel nostro immediato futuro. E c'è da dire anche che, pur essendo caduto il muro di Berlino, le fabbriche, l'industria di armi non hanno smesso di lavorare, perché tanti, appunto, abbiamo spiegato, sono i conflitti ancora in atto nel mondo, e perché purtroppo, anche quando il conflitto è finito, è terminato, rimangono delle zone molto pericolose. Per esempio, provate a pensare quando vengono minati dei campi, disseminate delle mine nei campi, sono molti, per esempio, gli uomini che hanno mutilati, che hanno subito gravi mutilazioni oppure che sono morti perché vittima di bombe inesplose oppure di mine vaganti. Per esempio, addirittura anche ancora in Italia ogni tanto c'è la scoperta di bombe inesplose che vengono fatte brillare. In Italia purtroppo ci sono anche delle industrie, delle fabbriche di armi, e queste fabbriche quindi certe volte insomma, costruiscono queste armi in modo legale e le esportano in modo legale, altre volte invece, perché devono comunque trovare degli acquirenti, le esportano in modo illegale, favorendo i conflitti in corso nel mondo e la morte, l'uccisione di persone che avviene nelle guerre sparse in tutto il mondo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.